Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Abbiamo appena scaricato la nuovissima versione di Sonarworks 4 per rifare la calibrazione delle casse che abbiamo avuto in studio tempo fa. L'abbiamo fatta sulle Adam A7X, oggi le faremo sulle Adam T7V. Il nuovo installer ci mostra una guida più semplice anche da comprendere, ci fa vedere infatti subito che prima della calibrazione avremo un suono colorato, come lo chiamano, dove appunto avremo i medi più evidenti, i bassi più cupi e gli alti anche meno evidenti. Dopo la calibrazione avremo un suono più equilibrato, quindi ogni strumento poi, quindi dal basso ai medi agli alti, sarà più evidente e la messa a fuoco sarà più corretta. Let's set up. Iniziamo con gli speakers. Il nostro microfono che troviamo all'interno della confezione, dovremo ora caricare il file di calibrazione relativo al numero di serie posto sul microfono. Facciamo launch measure. Accertiamoci che, come abbiamo già visto nell'altro video, sia il microfono sia alimentato con la Phantom 48V. In questo caso entra nell'ingresso 12 della mia RMU FX Plus, che è appunto un ingresso microfonico. Facciamo attenzione che il microfono non sia direttamente collegato agli speakers. Infatti l'uscita sulle casse che io ho collegato a Phone 910 non è alzata, infatti non è collegato. Perfetto. Utilizziamo una sola interfaccia audio e che sia la medesima interfaccia audio che vada negli speakers. L'interfaccia dovrà comunque possedere ed essere settata a 44 kHz. Quindi andiamo nei settings della nostra scheda audio e spostiamola con un sample rate a 44 e 100. Confermiamo e andiamo avanti. Ora inseriamo il codice presente sul microfono. Questa è la risposta del microfono che ho in dotazione in questo momento e che era appunto contenuto nella confezione del pacchetto di Sonarworks. Selezioniamo l'ingresso che stiamo utilizzando per il microfono, quindi andiamo su LFX Plus, ingresso MIC 12. Durante la calibrazione ascolteremo un suono, loro lo chiamano chirpy, che sarà simile a quello di un sonar e che guiderà il microfono, quindi ci guiderà noi nella posizione perfetta per poter iniziare la misurazione dei vari processi. Il microfono va posizionato ovviamente all'altezza delle orecchie, quindi nel triangolo equilatero, come vediamo in figura, relativo al nostro ascolto, quello che noi chiamiamo sweet spot. Teniamo quindi il microfono all'altezza delle nostre orecchie e possibilmente al centro, quindi delle casse. Facciamo ora il controllo del gain del microfono. Verifichiamo quindi che il mic della Sonarworks che ho collegato a MIC 12 della mia scheda abbia il gain esatto per poter essere tarato. Io l'ho regolato in base all'ultima misurazione, quindi ho aggiunto un gain di 55. Dovrebbe essere corretto, riverifichiamo. Togliamo il mute dal microfono e andiamo. Perfetto, verifica completata. Procediamo ora alla misurazione della distanza tra gli speaker. Dovremo quindi porci, come vediamo in figura, prima sullo speaker B, nel mio caso il left, e poi sullo speaker A, che nel mio caso è il right, a una distanza di circa 1-2 cm dal centro del cono. Proviamo. Ecco infatti qui la misurazione. Avviciniamo il microfono e iniziamo la calibrazione. Stay where you are. Measurements in progress. Left speaker done. Stay where you are. Measurements in progress.
Right speaker done. Una volta completata la misurazione ci verrà detto che le casse sono distanti 197 centimetri, quindi da centrocono a centrocono. Misuriamolo con il nostro metro e verifichiamo che sia esattamente questa la distanza. Ho utilizzato un metro, mi sono fatto aiutare, ed è effettivamente 197 centimetri. Qualora non fosse così, possiamo correggere attraverso queste frecce il sistema di misurazione, quindi far sì che sia esattamente quello che abbiamo percepito. Comunque, se fatto correttamente, è abbastanza preciso. That's good. Iniziamo ora adesso a calibrare il nostro sweet spot. Quindi sediamoci sulla nostra sedia di regia, oppure rimaniamo in piedi e posizioniamo il microfono all'altezza delle orecchie della nostra posizione di sweet spot. Come vediamo in figura, quindi dovremo stare al centro del triangolo equilatero tra le due casse. Iniziamo la misurazione. Abbiamo completato la nostra registrazione. Vediamo i risultati. Nella mia stanza c'è una piccola correzione per quanto riguarda queste casse, quindi completamente diversa da quella che avevo fatto con le Genelec, quindi a dimostrazione che ogni cassa e ogni speaker ha una sua risposta in frequenza, con qualche piccola differenza tra il left e il right. Ma più o meno siamo sullo stesso range. Chiamiamo il nostro profilo AdamT7V. E salviamolo. Ora potremo utilizzare questo sistema all'interno del system wide, ossia un'applicazione che si lancia e si apre subito dopo l'uscita dell'audio dal sistema operativo. Questo bypassa completamente la DAW, quindi non dovremo più aprire il plugin all'interno della DAW se lo utilizziamo in questo modo. Selezioniamo le uscite, facciamo un test. Left, right. Perfetto. Ora siamo pronti per ascoltare che cosa accade all'interno delle nostre casse. Accendendo il sistema SR di Sonarworks potremo quindi ascoltarle in modalità assolutamente flat grazie alla calibrazione, oppure spegnendolo avremo l'ascolto delle casse naturali, quindi come risuonano esattamente in questa stanza, quindi nella mia control room. Come vediamo c'è una predominanza delle basse di circa 6 dB rispetto alle medie, mentre nelle alte un po' si risale verso i 3 dB. È normale per questo genere di cassa. Non posso suonare nessuno dei miei album perché non vorrei incorrere nella censura di YouTube, né quelli, diciamo, acquistati su iTunes. Quindi cerchiamo un brano che ho in produzione. Questo è uno dei brani del prossimo album di Gianfranco Mauto. Lo utilizziamo per verificare l'uscita dalle nostre casse. In questo momento sto chiudendo i microfoni, passiamo al settings e possiamo da questa finestra alterare il tilt, quindi la presenza più o meno di bassi che potremmo avere all'interno della nostra room. Possiamo eventualmente correggere ancora la curva e la risposta delle nostre casse per adattarla al meglio ai nostri tipi di ascolti senza dover alterare la calibrazione. Le sento ancora un po' scurette, quindi le ho alzate. Facciamo un confronto con le Genelec
e poi ritorno sulle Adam per calibrare tra le due casse la risposta tra bassi e alti. Ok, sembra tutto a posto. Confermiamo. In conclusione possiamo ora lanciare Studio One e aprire nell'interno del mixer di Studio One il nostro Sonarworks Reference, quindi bypassando il System Wide. Nel mio studio lo bypasso per il semplice motivo che ho bisogno dell'uscita Esebu che vada nelle Genelec e non nel System Wide. Andiamo quindi nel post, quindi alla fine della catena del master, e inseriamo il Sonarworks. Come vediamo va inserito al termine della catena. Qui ci mostra come poter utilizzare il plugin, quindi magari se abbiamo una reference track la ascoltiamo bypassandolo e poi lo reinseriamo nel momento in cui ci occorre. Carichiamo il nostro profilo che abbiamo prima registrato, eccolo qua, e siamo pronti per ascoltare il master direttamente nell'uscita delle Adam. Quindi usciamo da qua, andiamo su Phones 910 e una volta in play il suono passerà attraverso il Sonarworks e quindi le Adam. Quando voglio riascoltare il master direttamente dall'uscita Genelec, ritorno in Esebu, bypassando quindi il Sonarworks. Nel momento in cui dovremo esportare il master della traccia, possiamo bypassare direttamente il Sonarworks spengendolo ed esportiamo la traccia. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off, non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di aderire al mio canale Patreon per supportare questi video gratuiti con una piccolissima offerta. Nel canale trovate inoltre altri video esclusivi e tutorial esclusivi per chi partecipa a Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto.